Punto numero 3, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 28 settembre 2023, variazione al bilancio e previsione 2023-2025 per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 175,5 del TUEL, relazione al consigliere Fai. Sì. Buonasera, allora, come già discusso in commissione, illustro questo punto all'ordine del giorno, questa proposta, che è scaturita appunto dalla decadenza della delibera di giunta della variazione di bilancio che doveva essere ratificata entro 60 giorni. Siccome questo non è potuto succedere perché abbiamo superato i termini, e quindi ricorrendo al comma 5 dell'articolo 175 del TUEL, entro i 30 giorni successivi il Consiglio Comunale può effettuare la variazione di bilancio, salvando tutti i rapporti che nel frattempo siano sorti sulla base appunto della variazione di bilancio che fu fatta all'epoca il 24 luglio di giunta. Ne abbiamo appunto già parlato in commissione, i motivi sono stati insomma abbastanza legati soprattutto al fatto che l'ufficio soprattutto di ragioneria ha avuto, insomma, come ben sapete, la posizione del dottor Alemano, insomma, la posizione organizzativa ha avuto dei problemi di salute, quindi siamo arrivati un po' a ridosso delle scadenze, considerando anche le incombenze che c'erano relativamente all'ufficio dell'ingegnere Manca. E niente, quindi comunque la stessa variazione che è stata approvata in giunta, si tratta di 30.000 euro che vanno sia in aumento che in diminuzione per lavori di sistemazione stradale, sono indicate chiaramente anche all'interno della proposta di delibera, e niente, per cui insomma chiedo al Consiglio di procedere con la variazione del bilancio. Ci sono interventi da fare? In data 24 luglio 2023 la Giunta delibera una variazione di bilancio con proposta numero 32. Questa variazione di bilancio doveva si ratificare entro 60 giorni in Consiglio Comunale. E non mi si viene a dire, ahimè, come ho detto, che il settore è stato carente di personale nel periodo estivo. Perché la proposta era del 24 luglio 2023 e avreste avuto tutto il tempo per avere il parere del revisore e magari fare un consiglio antecedente a questo, monotematico, soltanto per ratificare quest'atto. Perché quest'atto, superati i 60 giorni, è decaduto, lo dice il TUEL, è decaduto, ma il problema principale si pone per tutti gli atti successivi propedeutici ed interposti a quest'atto, per illegittimità derivata, sono nulli, sono illegittimi. E quindi mi chiedo, è illegittima l'aggiudicazione che ha fatto il responsabile mediante il MEPA alla ditta esecutrice? È illegittima l'approvazione del progetto? È illegittimo il completamento dei lavori? Ma cosa ancora più grave, mi rivolgo a tutti voi, al segretario, c'è stata, segretario, una determina di liquidazione di quell'importo? Perché
perché se c'è stata è nulla anche quella. Questo è grave, è una situazione troppo grave, quindi mi rivolgo a tutti qui, consiglieri, di prestare veramente attenzione nella votazione di questa proposta di delibera, di questa variazione di consiglio alla variazione di bilancio che serve a salvare il salvabile. Ma il danno è stato fatto ed è intenzione di questo gruppo di minoranza inviare tutto alla Corte dei Conti. Quindi prestiamo davvero attenzione alla votazione di questa proposta. Grazie. Ci sono altri interventi da fare? Allora sì, rispondo, grazie Presidente, rispondo alla consigliera Mogavero. Non sono nulli gli atti, perché noi abbiamo, questa maggioranza è ricorsa all'articolo 175,5 che salva con questa variazione di bilancio di consiglio tutti i rapporti eventualmente nati dopo la variazione di bilancio che c'è stata a luglio con la Giunta. Quindi, naturalmente voi siete liberi di fare tutto quello che volete, di mandare alla Corte dei Conti, però a livello formale, a livello legale, la procedura è corretta, è proprio il comma 5 del 2 che ci dà questa possibilità, perché possono succedere degli eventi che non possono essere controllati e quindi può accadere che un atto decada, e proprio soccorre questo comma 5 che dà la possibilità appunto di procedere con la variazione e di salvare i rapporti eventualmente sorti sulla base della prima variazione di bilancio. Quindi ribadisco quello che prevede il TUEL e quindi respingo le dichiarazioni di nullità che ha fatto la consigliera Mogavero in merito a tutti gli atti che sono succeduti dopo la prima variazione di bilancio di Giunta. Ci sono altri interventi da fare? Ci sono dichiarazioni di voto? Preciso, l'intenzione di questo gruppo di minoranza ovviamente è di inviare tutto alla Corte dei Conti, la quale poi varierà la presenza o meno di eventuali responsabilità e quindi di ripercussione di danni in capo a questo ente. Per quanto riguarda i rapporti nulli successivi, bisogna, consigliere e assessore, precisare, anzi porre attenzione su quando sono stati effettuati questi rapporti, questi atti, se entro i 60 giorni o dopo i 60 giorni. Io infatti avevo fatto una domanda prima, comunque mi documenterò su questo. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ovviamente la mia dichiarazione di voto è contraria. Dichiarazioni di voto, sì. Allora, solo per dichiarare la mia posizione, sono favorevole, in quanto anche per rispondere in modo indiretto non c'è nessuna determina da parte del dirigente dopo 60 giorni, quindi tutta la procedura è stata fatta in modo corretto. Poi una questione di tempistica che ha portato a questo slittamento per varie situazioni, anche politiche, potremmo aggiungere, però non certo dal punto di vista tecnico, consiglieri, state tranquilli, tutto quanto a posto, perché il dirigente non ha emesso nessuna determina, non c'è nessuno, quindi sarà successiva all'approvazione del Consiglio Comunale tutti gli atti conseguenziali. Grazie, quindi è favorevole la mia posizione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo procedere con la votazione. Voti favorevoli? Voti astenuti? Voti contrari? Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti astenuti? Voti contrari? Passiamo al punto 4, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 21 settembre 2023, avente oggetto approvazione del bilancio consolidato del 2022, articolo 151,8 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267. Relaziona il consigliere Fai. Grazie Presidente. Allora, in merito al bilancio consolidato, il Comune di Vieri ha due partecipazioni, una diciamo poco significativa, nel GAL
Galder Ateneo Società Cooperativa, nella società cooperativa Galder Ateneo, che invece è significativa e rilevante in base insomma alla normativa. Perché è rilevante? Perché sui tre parametri che vengono considerati per stabilire appunto se la capofila, in questo caso il Comune di Veglie, avendo la partecipazione, debba o no redigere il bilancio consolidato, intervengono tre parametri che riguardano l'attivo di bilancio, il patrimonio netto e i ricavi caratteristici. Allora, su due parametri non rientriamo nella soglia di rilevanza. Per quanto riguarda invece il parametro dei ricavi caratteristici, rientriamo perché superiamo il 3%, precisamente il 3,47. Che cosa significa? Che i ricavi caratteristici della partecipata, cioè Galla Terra d'Arneo, rapportati sempre alla partecipazione che il Comune di Veglie ha all'interno del GAL, superano di 0,47 la soglia di rilevanza, e quindi per questo motivo il Comune di Veglie deve procedere con la redazione del bilancio consolidato. Bilancio consolidato che si attua con il metodo proporzionale, che significa che le poste del bilancio della partecipata, quindi in questo caso del GAL, devono essere in un certo qual modo sommate, quindi aggiunte alle corrispondenti poste del bilancio del Comune di Veglie in maniera proporzionale al 2% di partecipazione, una volta che vengono naturalmente elise tutte i rapporti tra i due enti, perché logicamente il bilancio consolidato deve offrire una informazione chiara e corretta verso l'esterno della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo, si chiama in questo caso del gruppo di amministrazioni pubbliche, verso l'esterno. Quindi poi ci sono naturalmente i pareri positivi anche del revisore legale, come anche per il punto precedente, questo era un aspetto che avevo omesso di dire prima. Niente, quindi poi ci sono tutti gli schemi che avete avuto modo sicuramente di visionare, e quindi chiedo al Consiglio di approvare il bilancio consolidato del Comune di Veglie per l'esercizio 2022. Grazie. Grazie consigliere, ci sono interventi da fare? Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo procedere con la votazione. Voti favorevoli? Voti astenuti? Voti contrari? Passiamo all'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti astenuti? Voti contrari? Dichiaro immediatamente eseguibile l'atto. Adesso passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, avente come oggetto l'interpellanza consigliare. Prego, consigliere. Consigliere Landolfo, sarà un'interpellanza a tutti e cinque consiglieri di opposizione, un argomento che ci sta molto a cuore, spero che stia a cuore anche alla maggioranza, anche perché ricordo nel passato, perché poi gli anni passano, ma gli amministratori del Comune di Veglie si sono in qualche modo interfacciati, si sono cambiati ruoli, anche chi stava prima in minoranza oggi sta in maggioranza, come ad esempio il consigliere Fai, che è stato con me all'opposizione, abbiamo condotto all'epoca anche delle importanti battaglie anche su questi argomenti. Ricordo anche i vari interventi del consigliere Vetrano, addirittura delle note scritte su questi argomenti in altre situazioni quasi analoghe, quindi procedo alla lettura dell'interpellanza. Allora, premesso che in data 14 settembre 2023 sulla proprietoria del Comune di Veglie è stato pubblicato un avviso pubblico avente ad oggetto presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato Leverano, costituito da numero 6 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW, per una potenza complessiva di circa 43,2 MW, sito nei comuni tra Veglie e Leverano. I principali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto riguardano la componente flora
fauna e paesaggistica. Di da che appare doveroso promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio quale fonte di ricchezza locale. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i sottoscritti interpellano l'assessore all'ambiente al fine di conoscere se vi sono stati accordi con altri comuni sulla distribuzione della corrente prodotta e lì dove ci fossero, in quale misura ne usufruirebbe il comune di Veglia e la sua popolazione. Se il comune di Veglia ha posto in essere un piano di studio sull'impatto ambientale ed acustico, atteso che trattori e paghi si raggiungerà un'altezza di circa 234 metri. Se vi è stato un tavolo di concertazione tra le associazioni ambientalistiche e quelle dei produttori, se vi sono oneri espropriativi in campo all'ente comunale. Infine, con la presente si interpella l'assessore al fine di comprendere i reali intendimenti e la condotta dell'attuale gruppo di maggioranza sulla questione energetica. Grazie. Sì, in assenza dell'assessore risponde il consigliere delegato per lo studio di programmazione di attività innovative per le politiche ambientali, Cosimo Petrano. Sì, grazie. Allora, in merito all'interpellanza, rispondo che in merito al progetto che prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Leveravano, è costituito da 6 aerogeneratori di potenza nominale di 7,2 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 43,2 MW da realizzarsi nei comuni di Veglia e Leveravano, tra i comuni, con opere di connessione a rete di trasmissione nazionale di cadetti nei comuni di Copertino, Nardò e Nardò. A tal proposito, l'intervento, giusto un epilogo del quadro normativo, è inquadrato nel decreto legislativo 199 del 2021, modificato dal disegno di legge numero 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge la legge numero 41 del 21 aprile 2023, che prevede l'iter autorizzativo che i suddetti progetti devono seguire al fine di pervenire ad una struttura definitiva propedeutica all'eventuale autorizzazione. Quindi in via preliminare si precisa che la procedura in oggetto è riferita alla procedura di VIA, valutazione di impatto ambientale, che è di competenza ministeriale, propedeutica alla procedura di autorizzazione. Solo a seguito poi del rilascio positivo della valutazione di impatto ambientale, quindi della compatibilità ambientale, si potrà procedere con la fase autorizzativa secondo quanto prescritto nel decreto legislativo 199/2021. Articolo 18, la quale prevede un'ulteriore partecipazione, quindi successivamente ci sarà un'ulteriore partecipazione degli enti interessati, dove a livello di conferenza dei servizi, che sarà necessaria poi per la conclusione del procedimento autorizzativo. In merito ai vari punti, l'ultimo punto, se ci sono stati accordi con altri comuni sulla distribuzione della corrente prodotta e dove ci fossero, in quali misure usufruirebbe il comune di Veglia e la sua popolazione. A tal proposito, in merito agli costi di attività di intraprese relativamente alla distribuzione di energia prodotta o eventuali altri tipi di royalty, se si precisa che allo stato attuale tale ipotesi non è prevista dalla normativa vigente, quindi non c'è attualmente questa previsione per quanto riguarda quindi l'energia prodotta. Poi, se il comune di Veglia ha posto in essere un piano di studio sull'impatto ambientale ed acustico, atteso che tra le torri e le pale si raggiungerà un'altezza di 234 metri. Praticamente il nostro comune, come anche gli altri comuni, sono interessati in una fase particolare della procedura, che è quella delle osservazioni su studi già effettuati. Una fase di osservazione. Cioè, questa è la fase di partecipazione in cui la legge dà la possibilità a tutti, a chiunque, anche al singolo cittadino, di muovere delle osservazioni. È una fase partecipativa prevista dalla legge. Quindi non sono ancora previsti degli studi specifici in questa fase preliminare, però possiamo già, da una visione degli elaborati progettuali, si può già vedere che ci potrebbero essere dei punti critici, come per esempio i fotoinserimenti, che sembrano essere non all'altezza, insomma, delle aspettative per dare un quadro
preciso di quello che è lo skyline della, diciamo, dell'intorno dei comuni di Leverano e di Veglia. Non solo, c'è la criticità, verosimilmente anche acustica, oltre che poi la vera e propria criticità che è quella dei buoni visuali. Okay? Quindi teniamo conto che la Veglia si trova a 42-45 metri sul livello del mare, le mare sono di 236, okay, con tutte le torri. Quindi queste sono criticità che non sono messe bene in evidenza a livello progettuale, quindi saranno sicuramente oggetto delle osservazioni che già sono in fase di elaborazione. Comunque lo vediamo nel punto successivo. Poi al punto 3 si è stato un tavolo di concertazione tra le associazioni ambientalistiche e quelle dei produttori. E qui allo stato attuale non vi è, diciamo, a mia conoscenza, l'esistenza di un tavolo di concertazione tra associazioni ambientaliste e produttori, anche perché, ripeto, in questa fase vi è la fase di partecipazione aperta a tutti quanti, anche addirittura ai privati, proprio previsto dalla legge. Il Comune comunque chiaramente si è attivato per questa fase di quantomeno di raccordo generale con altri enti. Per quanto riguarda poi il punto 4, se ci sono oneri espropriativi in capo all'ente comunale, in merito agli oneri espropriativi il Comune non interviene in alcun modo, in quanto sarà poi la medesima società, quindi la società proponente, a procedere con l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, qualora lo stesso, chiaramente, superata la fase della via con esito positivo, poi sarà autorizzato. Quindi, cioè, abbiamo queste due fasi, macro fasi, fondamentalmente, la fase del accertamento della compatibilità ambientale attraverso la via e poi la fase successiva istruttoria, dove poi interverrà anche la fase della conferenza di servizi. Poi, per quanto riguarda invece la parte più prettamente politica, almeno che abbiamo, si chiede infine con la presente, si interpella al fine di comprendere i reali intendimenti e la condotta dell'attuale gruppo di maggioranza sulla questione di cui è oggetto. Qui si conferma la contrarietà per i motivi che abbiamo anticipato precedentemente, che abbiamo menzionato precedentemente, cioè l'impatto visivo è molto importante, non solo visivo chiaramente, ma anche a livello di consumo di suolo, anche se la, diciamo, la fonte eolica è quella che consuma meno suolo, però tra due territori costruiti così ravvicinati comunque dà una sua importanza sul suolo. Comunque la contrarietà modalità si è contraria alla modalità e alla quantità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili proposti. Chiaramente non è una contrarietà ideologica, perché siamo favorevoli appunto alle fonti alle fonti di energia rinnovabili, in quanto i progetti presentati incidono pesantemente sui valori paesaggistici e identitari del territorio, senza tenere in alcun modo le caratteristiche, la peculiarità del nostro paesaggio e delle fragilità del Salento, tenendo conto che il paesaggio è una risultante della costruzione della reattività antropica dell'ambiente fisico. È chiaro che questi impianti esulano dalla storia, dalla nostra storia, e quindi hanno un impatto importante. Se poi mi sono permesso di prendere un appunto sullo stato degli impianti eolici, dei progetti presentati, abbiamo sette pale eoliche dell'azienda ex Iron Solar SRL, questa presentata il 9 novembre del 2020 con il codice 5656 di procedura. Poi abbiamo 14 pale eoliche, sempre di progetto, da Enel Green Power SRL, quindi anche queste impattanti, zona Monteruga, sempre nella stessa zona Avetrana Energia SRL, 10 pale, parliamo sempre di pale diciamo con una produzione minima di 6 MW, codice di procedimento 7886, questo è il 29 dicembre 2021. Poi abbiamo WPD Salentina SRL, progetto Monteruga, 5 pale,
da qui poi diciamo, la notizia del provvedimento del riconoscimento di Monte Lucca come bene culturale. Poi abbiamo ancora AE Wind Project 3 SRL, il progetto si chiama altre 5 pare, sempre compresa anche non solo quelle dove è compreso anche il territorio del comune di Veglia, e poi quest'ultimo, 6 pare eoliche di UBB Salettina 2 SRL, con scadenza per la nostra osservazione il 13 ottobre 2023, il codice di procedimento è se non erro 10.143 dell'1 agosto 2023. Questa è la situazione. Siamo inerti dal punto di vista diciamo di quella che confronta la volontà politica centrale del governo, perché molto spesso le osservazioni vengono viste come pretesti ideologici. Spesso quando c'è la contrarietà da parte dell'ente, del Ministero dei Beni Paesaggistici e Culturali, comunque il Ministero dell'Ambiente non ne tiene conto e dà sempre parere positivo. Facendo una ricerca su quelli che sono gli anticorpi, tra virgolette, che si potrebbero attuare, sicuramente si dovrebbe intervenire sull'assetto del territorio, quindi sulla pianificazione, ricordando che per esempio un adeguamento al PTR che sarebbe dovuto avvenire nel 2016, che ancora non è avvenuto, perché è stato approvato il piano paesaggistico nel 2015, si dava un anno per potersi arrivare. Questo potrebbe, non è una cosa certa, però qualche sentenza dà ragione ai comuni che l'hanno adottato, potrebbe quantomeno regolamentare, ecco, porre un argine facendo sì che non sia la transizione energetica un'azione predatoria nei confronti dei territori, ma sia qualcosa che diciamo comportato nei territori. E questo è quanto. Grazie. Consigliere, siete soddisfatti? Sì, solo per da aggiungere, quindi, che non ho capito anche quindi l'orientamento di questa maggioranza a quello nostro, ma non perché noi siamo, come abbiamo già detto, contrari alle energie rinnovabili, ma perché abbiamo a cuore la tutela della nostra cultura rurale, agricola, contadina, e quindi anche in questi luoghi dove hanno presentato o intendono presentare questo progetto. Sappiamo benissimo che ci sono tantissime aziende agricole, aziende di trasformazione latteare, di altro genere, agriturismi e varie altre strutture ricettive. Quindi mi auguro che in questi giorni, poiché siamo quasi alla scadenza, se non erro il 10 ottobre, il 13, sì, la scadenza, quindi l'amministrazione possa dare incarico al responsabile di settore del nostro comune affinché si facciano delle valutazioni, così come abbiamo sempre fatto poi negli altri progetti, come diceva il consigliere Vedrano, di quello Monte Lucca, che era quello che tutti quanti avevamo a cuore, e dove poi alla fine all'epoca, quel consiglio comunale, se non erro, del 2020, all'unanimità si approvò di fare insomma queste considerazioni tecniche affinché diciamo, si possa dare il supporto giusto agli enti che intendono rilasciare questa autorizzazione. Grazie mille. Grazie mille. Posso fare una comunicazione, Presidente? Sì, prego. Allora, buonasera a tutti, grazie. Comunico alla SISE che proprio in relazione al progetto oggetto dell'interpellanza discussa si specifica che appunto essendo nella fase di VIA, quindi la fase degli atti di procedimento alla valutazione di impatto ambientale, questa maggioranza ha già avviato delle interlocuzioni con le municipalità che sono interessate al progetto in questione al fine di elaborare, qualora chiaramente ve ne siano le condizioni, una posizione univoca rispetto allo sviluppo e alla pianificazione del territorio.
E inoltre, consigliere Randolfo, sottolineo che dal punto di vista tecnico si sta instaurando un confronto costruttivo finalizzato proprio alla presentazione delle osservazioni al progetto. Ovviamente è il caso di sottolineare a questo Consiglio che nostra intenzione è quella di allargare il coinvolgimento anche a tutti i paesi del territorio. Grazie. Grazie, dichiaro chiusa la seduta alle ore 15:37. Grazie a tutti.